quell'estate la famiglia di Valerie chiese di far visita all'anziana prozia in treno per arrivare alla cittadina di pianura dove viveva la donna. La prozia abitava in una casetta vicino a un canale. Per quasi 50 anni era stata la maestra elementare del paese e non si era mai sposata. Insegnava 6 giorni su 7, 4 ore alla mattina con una classe e 4 al pomeriggio con un'altra. Ogni classe era composta da 40 alunni di prima, seconda e terza, tutti maschi. Le femmine frequentavano la scuola in un altro edificio, poco più in là. La classe del mattino al pomeriggio andava nei campi a lavorare, mentre quella del pomeriggio lo faceva la mattina. La prozia di Valerie era una brava insegnante, rispettata e sapeva tenere l'ordine, grazie anche alla sua bella bacchetta di sambuco. Un sabato Valerie con il suo papà andarono al mercato per comprare l'anguria e fare una passeggiata. Il mercato era molto grande, occupava quasi mezzo paese e le persone arrivavano anche da lontano per fare acquisti. C'erano tantissime bancarelle con vestiti, pentolame, stoviglie per la casa, tessuti, attrezzi per la campagna, animali, formaggi, frutta e verdura. Poi il banco delle angurie, lunghissimo e strapieno di ogni varietà. Il padre di Valerie ne scelse una allungata, di un bellissimo colore verde chiaro, con delle striature gialle. Mentre il padre trattava con il venditore, Valerie vide arrivare una giovane signora in bicicletta. La donna guidava una bicicletta nera con i freni a bacchetta e portava un grande cappello di paglia. Sulla bicicletta erano legati 2 cesti di vimini, uno davanti e l'altro dietro. Il più grande conteneva pesche e verdure, mentre quello anteriore era pieno di paglia per tentare di proteggere pipe in terracotta con la loro cannuccia e delle ocarine. Qualcuna scheggiata. Valerie, incuriosito, tentò di toccarne una per vedere cosa fosse, ma la signora disse subito: «Stai attento, bel bambino, che sono delicate!» Poi scese dalla bicicletta, prese un'ocarina e, chinandosi sul bambino, suonò il grillo del maestro Pacchioni. Valerie, tutto eccitato, esclamò: «Che bello, che bello! Sembra proprio un grillo che salta! Lo sai che io e i miei amici d'estate andiamo in un campo e facciamo una gara a chi ne cattura di più? Li mettiamo in una bottiglia di vetro e alla fine si contano. Chi ne ha presi di più vince. Però poi li liberiamo. Non siamo mica cattivi bambini noi». Intanto dentro di sé pensava: «Oh, come vorrei avere un'ocarina!» Subito cominciò il tormentone sulla strada del ritorno: «Papà, me la compri? Me ne compri una?» E il babbo: «Ma cosa te ne fai? Non lo sai suonare e poi la romperesti subito!» «Ma papà, la terrei benissimo! Me la compri? Dai papà, per favore, è così bella!» Alla fine l'uomo, stremato, ritornò indietro, acquistò lo strumento e lo consegnò a Valerie dicendo: «Trattala bene!» La pagò 130 lire, quanto un litro di latte. Appena a casa, Valerie scappò sul canale per trovare il foro dove soffiare. Conservò lo strumento con cura dentro un calzino dismesso. Lo portava all'oratorio, cercando di suonare qualche melodia. A 10 anni decise però che il calzino non era onorevole per la sua ocarina. Chiese al tabaccaio del quartiere una scatola vuota di sigari, la decorò con cura, punteggiandola con tutti i colori che aveva. Poi prese della scagliola dal magazzino del padre, mise l'ocarina sul fondo della scatola in legno, ben posizionata, poi cominciò a mescolare acqua e scagliola dentro una palla da calcio rotta tagliata a metà. Infine, la colata, che trasformò il tutto in un grande mattone.
e lui perse la sua bella ocarina.